Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Dodicenne ferita a Napoli, una vendetta già annunciata via chat. C'è omertà, paura e poca voglia di commentare nella zona di Montesanto, nel cuore del quartiere Monte Calvario, la storia della dodicenne sfregiata dall'ex fidanzato, un giovane di 16 anni, figlio di un boss della zona. I pochi che hanno la voglia di dire qualcosa puntano l'indice sul degrado sociale che avvolge l'intera comunità. Sono rattristata veramente perché oggi non si comprende più niente tra questi giovani, questi ragazzini. Non lo so veramente a che cosa attribuire queste situazioni, se è un fatto sociale, se è un fatto economico, se è un fatto di cultura, perché va bene pure che culturalmente a volte non si è preparati in tante cose, è un fatto pure, diciamo, in una parte pure del, diciamo, governativo, che ha lasciato un po' andare tutte le situazioni, non c'è più né pregio né niente per far sì che questi ragazzi potrebbero essere più occupati, più in una società un poco più restrittiva. Ecco. Il sacerdote Don Michele Madonna, parroco di ben tre parrocchie della zona, prova a immaginare il futuro di questi ragazzi. Montesanto è un quartiere bello, con persone meravigliose che possono avere un cuore aperto e persone che sanno mettersi in gioco e danno la disponibilità per poter aiutare altre persone che sono in difficoltà. Nello stesso momento è un quartiere terribile perché abbandonato da tanti anni. Ultimamente, grazie a Dio, la parrocchia insieme a tante istituzioni, insieme in comunione, stiamo lavorando per poter aiutare. Intanto è stata fissata alle 10:30 di domani davanti al GIP Paola Brunese l'udienza di convalida del fermo emesso dalla Procura dei minorenni di Napoli nei confronti del ragazzo. Carabinieri e PM contestano al sedicenne, legato da vincoli di parentela a una nota famiglia malavitosa della zona, l'articolo 583 quinques del codice penale, un reato previsto dal cosiddetto codice rosso che punisce con la reclusione da 8 a 14 anni chi è ritenuto colpevole di aver provocato una deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Droga, polizia, operazione nel quartiere Pianura di Napoli. Sono 29 le persone, tra le quali Antonio Covelli, fratello di Andrea, il giovane trovato morto 10 giorni fa a Pianura, che sono state arrestate nel corso del blitz che gli agenti della squadra mobile di Napoli hanno condotto questa mattina nel quartiere napoletano. Le accuse contestate agli indagati sono a vario titolo di associazione di tipo mafioso, tentato omicidio, estorsione, detenzione e porto di armi da fuoco, associazione finalizzata al traffico e alla distribuzione di sostanze stupefacenti, tutti aggravati dal metodo mafioso. Le indagini sono state avviate a seguito dei ferimenti di due persone, Antonio Carillo e Lorenzo Rosetti, avvenuti il 5 e il 6 dicembre del 2020. La vicenda di Andrea Covelli invece nasce da un rapimento avvenuto a Soccavo nella notte del 29 giugno. Il 27enne incensurato e non considerato affiliato a clan o ad ambienti malavitosi viene ucciso e il cadavere è ritrovato il 1° luglio in un terreno. Forse una vendetta, una sorta di macabro avvertimento nei confronti del fratello. Gli investigatori hanno infatti accertato la nascita e l'ascesa del nuovo gruppo criminale, guidato proprio da Carillo, che si sarebbe contrapposto per il controllo delle attività illecite ad un'altra compagine che vede tra i suoi vertici Antonio Calone, Carlo Esposito ed Emanuele Marsicano. Tra i reati contestati anche una stesa commessa in danno dell'autolavaggio Pit Stop di Via Padula ed un tentato omicidio, quello di Francesco Divano. I proventi delle illecite attività erano poi accantonati per il successivo eventuale reinvestimento nell'acquisto di orologi di valore. Vediamo insieme ancora questo servizio. È una dinamica poco chiara quella della morte del ventenne Filippo Marzatico. Il DJ di Casoria è morto lo scorso 8 luglio all'ospedale di Frattamaggiore, dove era arrivato con una serie di ustioni provocate durante l'accensione di un barbecue. Ustioni non così gravi da giustificare la morte, secondo la famiglia del giovane, che si è rivolta agli avvocati Angelo e Sergio Pisani per chiedere la restituzione della salma, per procedere con un'autopsia che chiarirebbe le cause della morte di Filippo, salito con le sue gambe in ambulanza. È sceso con i È suoi sceso con i piedi? soldi, l'hanno vista tutti. Mamma, Stava bene. vieni appresso a me, certamente mamma viene appresso a te. Scusatemi, perché l'avete intubato? Per farlo stare sereno. L'abbiamo sedato e intubato per farlo stare Vabbè. sereno. Siamo stati fino alla notte là. Scusate, dottore, non voglio essere invadente. Mio figlio come sta? No, signore, sta intubato. Vabbè.
ma il caso di trasposare il Cardarelli, stiamo mandando il fax e non ci risponde. Vabbè. Questo più o meno che ora era? Mezzanotte. Mezzanotte, la mezza. Stavamo mandando il fax dalle 8, come dicono, come dice l'ospedale di fatto. Poi se non aveva paura, mamma, non è niente. È una bruciatura come vede al mare, il sole. Aveva qua, qua e qua. E più ci bruciava poco il mare. Il viso era limpido. Gli esami sono tutti a posto, le parametri sono tutti a posto, il cuore sta tutto bene. Non mi hanno mai chiesto, signor, ma vostro figlio che patologia? È allergica a qualche farmaco? Io come mamma gliel'ho detto. Loro non me l'hanno mai chiesto. Quando è uscito un'altra volta, io dissi, dottore, vi voglio bene. Fatemi entrare, così lui si tranquillizza, perché lui è pauroso. Un evidente caso di mala sanità, secondo il signor Giuseppe Marzatico, convinto che all'ospedale di Fratta Minore sia successo qualcosa che non è stato raccontato né alla famiglia né ai carabinieri, che nel comunicare agli organi di stampa la notizia parlavano di un trasferimento all'ospedale Cardarelli di Napoli, mai avvenuto. La mia spiegazione qual è? Me l'hanno giustizia ucciso. Degli altri. Voglio giustizia per Filippo Masta. È morto. È morto, esatto. Non ci hanno detto niente, non ci hanno rilasciato niente. Uscì solo un signore, un po' grassottello, c'era mio cognato, lo sai, non c'era. No, sul camice non è nemmeno il ticket, dottore, con le mani così, mi dispiace, vostro figlio non ce l'ha fatto. E che spiegazione ha dato? Ha avuto un arresto cardiaco. Entra alle 8 di sera in ospedale, tu alle 8 del mattino gli fai avere un arresto cardiaco. E il giorno prima mi hanno detto che era tutto a posto. Il ragazzo stava bene, i parametri tutto a posto, poi alle 4 e mezza, alle 5 muore. Siamo in collegamento con Nicola Ricci, segretario generale della CGIL Campania. Grazie per essere nuovamente collegato con noi, ben trovato segretario. Un saluto a lei, un saluto a tutti i telespettatori. Allora, fortunatamente la nostra regione sta vivendo un momento assolutamente positivo sul fronte turistico, una ripresa con numeri addirittura da pre-Covid. Forse la regione si è fatta trovare impreparata dal punto di vista dei lavoratori ed è difficile reperire mano d'opera. Cosa risponde il sindacato? Io credo che vada evitata questa strumentalizzazione, perché noi pensiamo che a fronte di un accentramento di turisti che in Campania, soprattutto a Napoli, vede una media del 64% rispetto al flusso nazionale del 60%, non ci siano le risposte giuste. Non è che non si trova manodopera per rispondere a questa grande richiesta di turismo, è che siamo organizzati male, c'è un sistema delle imprese che sta uscendo dal Covid in difficoltà e c'è un tema che è il tema nazionale della qualità dei salari, del numero delle ore addetti, e soprattutto c'è il tema in cui, se si vuole davvero dare risposta al turismo, ci vuole anche una qualità del lavoro, che significa essere pagati per quello che veramente si dà, per le professionalità, lavorare rispetto a norme del contratto nazionale del lavoro per 8 ore, ma non esporsi su 12-15 ritmi massacranti. E io credo che il tema che non sta fuori da questo contesto di un salario minimo e di un ambito contrattuale che garantisca almeno una paga oraria decente possa mettere anche gli operatori, che hanno ovviamente anche questa tagliola della precarietà di lavorare per settimane, che lavorano come lavoratori a spot, quello che noi chiamiamo precarietà. Se si ragionasse in un sistema che io definisco industrializziamo il turismo, oramai il turismo non può essere solo quello anche importante, pizza dei luoghi comuni, Capri, le grandi isole, questo turismo di chi arriva con le navi crociere e fa una toccata e fuga a Pavia. Io credo che noi dovremmo, insieme alle istituzioni e alle imprese, e ne abbiamo parlato in questo giorno, fare un sistema e fare un turismo di qualità. Certo, bisogna trovare il giusto punto di equilibrio tra le esigenze delle imprese e il rispetto dei lavoratori, perché certamente non possiamo chiedere a un lavoratore di essere sottopagato e di garantire un servizio efficiente. Certo, il tema è proprio questo, io non voglio essere di parte, ma è evidente che trovare questo equilibrio in una discussione nazionale che è quella di abbattere il costo del lavoro, la famosa discussione cuneo fiscale e decontribuzione. Io credo che il turismo, che ricordo in Campania, è uno dei 4 assi importanti perché questa regione si riprende e che abbia il cosiddetto PIL, cioè il valore della ricchezza di una regione, si misura anche accanto all'automotive, all'aerospazio, alla cultura, alla formazione, il turismo con l'agricoltura è un settore, un segmento che va disciplinato. Io dico solo una cosa, noi abbiamo un'esperienza di un governo regionale, di una presidenza regionale, quella della Liguria,
che per il quinto anno consecutivo, quindi anche in condizioni difficili, ha fatto un patto per il lavoro, per il turismo, dove associazioni di impresa, sindacati e istituzioni hanno ragionato di paga, hanno ragionato anche di investimenti nel turismo, hanno ragionato di orari di lavoro e quale offerta dare. Io credo che quello è un modello non da copiare, evidente, se no faremmo arrabbiare il presidente De Luca, ma è un modello in cui di una buona pratica di come raffrontare il turismo in una regione come la Liguria, che ha le stesse capacità, però ovviamente ha bellezze in meno, e non voglio essere campanilistico, ha un'offerta turistica molto inferiore alla nostra. Da segretario regionale di un importante sindacato qual è quello della CGIL, cosa ha pensato quando è diventato virale il video di quella ragazza napoletana cui veniva offerto un lavoro per l'intera giornata a 280 euro al mese? È una situazione che è diventata virale, però io credo che non sia l'unica, molte persone non denunciano e magari qualcuno accetta anche condizioni pressoché analoghe per esigenze di sopravvivenza. Io dico andrebbe invitata a tutti i convegni pubblici, non solo quelli sindacali. Io dico che la ragazza, la giovane lavoratrice ha avuto il coraggio, io dico soprattutto che è una fotografia esatta di quello che sta avvenendo nelle regioni del Mezzogiorno e nel tema del lavoro. Quindi ripeto, se davvero noi stabilissimo minime regole e un salario minimo legale che stia all'interno di regole contrattuali certe, noi avremmo anche occasioni a cui l'incontro tra domande e offerte troverebbero delle risposte. Certo, fa rabbia vedere una lavoratrice che riceve un'offerta e sentirsi rispondere che non hai voglia di lavorare. Lì siamo nel termine in cui ci chiede di lavorare tanto, di andare anche oltre l'orario di normale, di fare sacrifici, ma di non avere la giusta retribuzione. È l'emblema di questa discussione in questo paese, che nel Covid, nella crisi della guerra e degli aumenti dei prezzi, di tutto quello che ci siamo detti in queste settimane e che voi documentate, sta proprio lì e va apprezzata questa azione, e va da parte nostra, anche da parte del sindacato, ha accolto questa richiesta e noi ci stiamo battendo per questa. In Campania, oltre al problema dell'occupazione, c'è un problema criminalità che alza la testa, anche perché quando arrivano soldi dal PNRR, dal patto per Napoli, naturalmente la malavita alza il tiro. Un flash mob domani alla masseria Ferraioli, perché anche qui ci sono state intimidazioni della camorra. Anche questo è un tema che bisogna molto seguire da vicino ed evitare che diventi dilagante. Sì, noi domani daremo una risposta, perché nella masseria Ferraioli, lo ricordo, che è un bene sottratto alla camorra, un bene in cui la CGIL è coprotagonista con gli altri soggetti sociali, con le altre associazioni, anche insieme alle istituzioni, perché noi pensiamo, come giusto che sia, che i beni confiscati alla camorra siano occasione di creare lavoro onesto, lavoro libero e di liberare quelle zone. Il segnale di domani è una risposta al fatto che quella terra noi l'abbiamo liberata dalla camorra, abbiamo creato degli orti urbani, ma la discussione, lo dico qua senza essere ovviamente contraddittorio, e anzi è un appello che faccio al prefetto, alle autorità giudiziarie, alle forze di polizia che ci stanno affiancando, lì ci sono anche interessi che vanno al di là della grande missione che è il bene confiscato. Lì ci sono interessi ovviamente edilizi, di grandi investimenti, evidentemente con una regia criminale e delinquenziale. Noi saremo domani insieme alle associazioni, al senatore Ruotolo, ai comitati di liberazione, quelli contro liberazione della camorra e quelli contro ogni forma di violenza, e saremo accanto al direttore perché in questa masseria Ferraioli è partita una grande operazione che è un emblema all'interno del Mezzogiorno di quello che è la funzione sociale dei beni confiscati alla camorra. Noi diremo di no, diremo sempre di no, la camorra lì già ha perso, e lo diremo anche rispetto a un contesto difficile, perché lei ha ragione, quando ci sono risorse e quando si parla di progetti, di investimenti, la camorra alza il tiro, e non è la camorra la solita che noi conosciamo e che pure inquina le nostre terre, è una camorra che alza il tiro perché parliamo dei colletti bianchi, di chi fa investimenti, e non sempre chi ha giacca e cravatta possa definirsi una camorra che è delinquenziale, è una camorra che ha grandi strategie che noi dobbiamo combattere, perché la regia è criminale di minacce, ma anche una regia che guarda gli interessi illeciti. Prima di salutarci, brevemente mi dica una cosa: voi come sindacati avete chiesto al governatore della Campania Vincenzo De Luca di intervenire affinché gli addetti alla raccolta nei campi, quindi nel settore dell'agricoltura, non lavorino nelle ore più calde, perché noi stiamo vivendo un'estate anomala con temperature
temperature che sfiorano anche i 40 gradi. Qual è stata la risposta, se c'è stata risposta? Risposta ad oggi non c'è stata, perché noi è il secondo anno consecutivo che lo chiediamo. Gli altri presidenti hanno una sensibilità diversa. Io non voglio polemizzare sempre con la politica, presidente dell'Europa, diventa anche scomodo, ma è evidente che noi non ci stiamo inventando nulla. Ci sono condizioni oggettive in cui i prossimi 40 giorni, poi io non sono il meteorologo di turno, si prevede ovviamente un clima ancora più rovente, c'è un tema della siccità. Io credo che fare buona agricoltura, a proposito delle ricchezze, oltre al turismo, l'agricoltura in Campania, io credo che noi bisogna guardare a una sana agricoltura e a condizioni dignitose dei lavoratori. Non si può lavorare in quelle condizioni, altre regioni come la Puglia e la Sicilia lo stanno facendo. Io non vedo perché in Campania non si possa avere questo codice deontologico, anche perché poi i lavoratori renderebbero di più e consentiremo ovviamente anche ai prodotti di esprimere quella qualità che è tipica della nostra regione. Quindi condizioni di lavoro, e io penso che questa richiesta, e speriamo, confidiamo che l'assessore all'agricoltura, con la sensibilità che almeno ha dimostrato sul codice etico, sull'etica dell'agricoltura, sui prodotti di qualità e rispetto delle regole, ci dia una risposta. Siamo fiduciosi, aspettiamo. Allora, noi la ringraziamo, intanto contatteremo anche l'assessore all'agricoltura Caputo per capire, insomma, se l'orientamento è questo, e ce lo auguriamo tutti. Arrivederci e buon lavoro. Grazie a voi, grazie sempre. Salviamo le spiagge libere, un diritto di tutti, andare a mare. Da Genova a Napoli fino a Procida e Pozzuoli, 20 città unite in una mobilitazione nazionale contro le privatizzazioni delle spiagge libere. La data è quella storica della presa della Bastiglia, quando il 14 luglio 1789 i rivoluzionari francesi liberarono la Francia dalla monarchia. Oggi invece l'assalto è pacifico sulle principali coste italiane, un flash mob nazionale simbolico, la presa della Battigia, con cui gli attivisti del Comitato Mare Libero e Gratuito si sono dati appuntamento sulla spiaggia delle Monachelle a Pozzuoli. Noi stiamo liberando dal basso, diciamo in maniera auto-organizzata, una porzione di spiaggia libera occupata abusivamente. Ciò che avviene sistematicamente da anni sulla costa napoletana, Flegrea e non solo, sulle coste d'Italia, cioè con le privatizzazioni progressive delle spiagge stanno occupando in pratica tutto il mare. Chi ha i soldi per poter pagare, diciamo, si garantisce un ombrellone al sole, il resto si deve mettere nella vasca da bagno. Noi stiamo facendo delle proposte in cui vengono già indicate le percentuali di spiaggia libera, quel 60%, vengano poi definiti dei criteri di sostenibilità ambientale e sociale nelle gare che si faranno per dare quel residuo 40% delle spiagge che rimangono su tutte le coste italiane. Abbiamo detto che mai più cancelli, sbarre, reticolati, barriere, pennoni, mai più. Siamo in collegamento con Claudia Nappi, fotografa e videomaker. Salve, grazie per essere collegata con noi. Ben trovata, Claudia. Ciao, ciao a tutti. Allora, ci piace molto raccontare la tua esperienza, un'esperienza che fa parte di un viaggio che tu hai intrapreso, che si è concluso con l'attraversare a nuoto lo stretto di Messina. Perché hai cercato di raggiungere questo obiettivo? Beh, è partito tutta da una sfida, appunto, che ci siamo posti io e il mio gruppo, che seguiamo il nostro coach di crescita personale, dove appunto non era tanto in sé la sfida di arrivare dall'altra parte dello stretto, ma capire come certe sfide possano essere parallele proprio alla vita in sé, ovvero proprio il parallelismo che c'è tra la vita e questo percorso che ho intrapreso, perché appunto io sono partita da zero, non sapevo nuotare, fino a 3 mesi fa non nuotavo, e forse la sfida di arrivare a percorrere 3,5 chilometri è stato per me proprio anche un atto di rivincita nei miei confronti, che da ex atleta, io facevo pattinaggio artistico a rotelle, e non ha mai raggiunto chissà quali traguardi, e poi ha dovuto abbandonare il proprio sport per
per paura del giudizio, per il giudizio degli altri. E questa volta mi sono detta, questa la dedico a me, questa volta faccio qualcosa che voglio io realmente. E quindi ci arrivo dall'altra parte dello stretto, ci ho messo costanza, dedizione, ho dovuto organizzare quando inserire gli allenamenti tra nuoto, palestra, per poi ecco arrivare alla meta, che per me è stato proprio l'atto conclusivo del, di tutto il percorso che c'è stato e di tutto quello che io sto in realtà realizzando nella vita. Certo, diciamo. Quindi, che bracciata dopo bracciata hai raggiunto un sogno. Assolutamente, io mi ripetevo questo mantra nella testa, bracciata dopo bracciato, bracciata verso la riva dei miei sogni, perché lì visualizzavo, mentre nuotavo a nuoto, visualizzavo quello che io voglio realizzare, ovvero me sotto i palchi, perché sono una fotografa e una videomaker di eventi e di concerti, quindi non a caso qualche giorno prima ero a scattare al concerto di Blanco, quindi mi ero rivista nella testa il suo concerto, cantavo nella testa, quindi è stato proprio il visualizzare quello che io voglio realizzare nella vita. Tu mi hai detto a telecamere spente che 3 mesi fa tu non sapevi nuotare, addirittura non sapevi mettere la faccia nell'acqua, quindi insomma è stata anche una full immersion per arrivare a questo obiettivo. Assolutamente sì, a marzo sono andata a scuola di nuoto dicendo all'istruttore: io sono qua perché tra 3 mesi attraverso lo stretto di Messina. E lui mi dice: ma sei seria? Cioè tu non sai nuotare attraverso lo stretto di Messina? Sì, io sono certa che si può fare. Dico, ok, va bene, ti insegno le cose basi. E così ho fatto per un mese, mi sono veramente ci ho messo tutto l'impegno nel primo mese. Dopodiché il lavoro ha cominciato a essere un po' di intralcio, infatti nell'ultimo periodo mi ero allenata veramente poco, ma nonostante questo c'era qualcosa di più forte che mi dava l'energia e la forza. Allora, chi devi ringraziare per aver raggiunto, oltre naturalmente te stessa in primis, questo mi sembra ovvio, per aver messo a punto questa avventura, che chiaramente stamattina vogliamo lanciare proprio un messaggio a tutti i giovani che ci ascoltano: se si crede veramente in qualcosa lo si può raggiungere con costanza e volontà e fiducia. Assolutamente sì, assolutamente sì. E tutto questo ovviamente non è stato possibile se non ci fosse stato Daniele, il mio coach di crescita personale, Daniele Di Benedetti, che appunto ci ha proposto di fare questa sfida appunto per darci forza a livello mentale, perché le sfide nella vita ci sono tutti i giorni ed è semplice lasciarsi prendere da ciò che accade, mentre in questo caso mi dico: appena capiterà qualcosa, appena capita, sono certa che io riesco a superare qualcosa. Cioè, sono stata in mare aperto, ho nuotato 1 ora e mezza in mare aperto, figurati se non riesco a superare, ad avere freddezza in ciò che sta capitando e dare significato anche agli eventi che capitano. Sicuramente il messaggio molto importante è proprio questo, che se ti poni di arrivare alla riva, all'obiettivo, con dedizione ci riesci e non devi nemmeno farti influenzare da chi ti circonda, perché quello che tu puoi fare non dipende dagli altri, ma dipende solo esclusivamente da te. Assolutamente. Prima di salutarci, dici semplicemente come hanno appreso i tuoi genitori la tua decisione. Tu sei giovanissima, immagino la preoccupazione di un genitore sapendo che la figlia non sapeva nemmeno nuotare. Sì, allora loro lo hanno scoperto tramite i social. In realtà, quando ho cominciato a prepararmi, hanno visto e hanno detto: ma che cosa sta succedendo? Perché lei sta cominciando a fare nuoto? Allora sono andata da loro e gli ho detto: ragazzi, partirò per Messina e intraprenderò questa cosa con Daniele e con gli altri ragazzi. E loro hanno detto: ma sei sicura? Ma stai attenta? Ma c'è qualche... Cioè, si sono preoccupati, ovviamente mi hanno fatto 1000 domande, però si sono fidati. Si sono fidati della mia appunto volontà di realizzare questa cosa, si sono fidati del gruppo, di Daniele, dei barcaioli, di tutti.
e quindi poi mi hanno sostenuta quando arrivata dall'altra parte, li ho sentiti, sentirli così felici e fieri di aver intrapreso una cosa così apparentemente difficile non ha paragoni. Certo, insomma, tutto si può raggiungere. Noi ti ringraziamo per aver portato la tua esperienza nel nostro telegiornale. Ci piace raccontare anche cose belle, dare belle notizie, e questa sicuramente è una bella notizia di una giovane che ha deciso, ha puntato un obiettivo e l'ha raggiunto con la sua sola forza, e questo è fondamentale. In bocca al lupo per il tuo lavoro. Sappiamo che appunto sei una fotografa esperta e quindi racconterai attraverso le tue foto tanti eventi. Grazie e in bocca al lupo. Viva il lupo, grazie mille. Prima assemblea della Federazione delle Banche di Comunità Credito Cooperativo Campano Calabre. Dalle banche del sud la spinta a un credito più umano, una cooperazione romantica illuminata. Approvato il primo bilancio della Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria. È la prima assemblea della nuova Federazione di Banche di Comunità di Credito Cooperativo Campano-Calabra e i numeri rendono evidente l'efficacia di questa operazione con l'approvazione del primo bilancio. Un'iniziativa che è riuscita a essere vincente nonostante 2 anni di pandemia, una guerra in corso, l'inflazione galoppante e l'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia. Dalle banche del sud arriva quindi la spinta a un credito più umano, sostenibile, utile al territorio. È la dimostrazione che unire i valori all'efficienza conduce all'efficacia e rappresenta un modello di fare banca per il territorio in difesa delle comunità, riuscendo a ottenere al contempo importanti risultati economici. Così ha spiegato il presidente della Federazione Banche di Comunità di Credito Cooperativo Campania e Calabria, Amedeo Manzo. Un anno importante, un anno nel quale siamo ripartiti, e questo è stato il tema di questo lavoro di questi 12 mesi, nei quali la rappresentanza, lo sviluppo delle iniziative, convegni importanti, ma vigilanza cooperativa, sviluppo di convenzione con le università, ma soprattutto tracciare un modello al centro con le persone, quindi con risorse umane sia interne, quindi ricreare assolutamente lo staff federativo con l'assunzione al nuovo direttore, ma anche intraprendere una serie di iniziative come stage, come master che verranno sviluppati dalla Federico II, o perché anche dei master che verranno fatti in sinergia con la Bocconi. Quindi pensare al futuro, alle nuove classi dirigenti, ai giovani soci e soprattutto fare una riflessione sui numeri di questa federazione che aggrega 16 banche e raccoglie circa 5 miliardi, impiega 5 miliardi di euro, ne raccoglie quasi il doppio, tantissimi soci, dipendenti, quindi la volontà di due comunità importanti, la Calabria e la Campania, che insieme hanno sostenuto in un periodo difficile del nostro pianeta, ma delle nostre regioni in particolare, le comunità fatte da imprenditori, da start-up, da artigiani, da commercianti, dalla gente comune. Quindi esserci è stato importante, assecondare le esigenze dei nostri territori, ma soprattutto pianificare quel futuro che secondo noi è importante per tutto il Mezzogiorno. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, una piacevole serata, continuate a seguire i nostri programmi, arrivederci.